richiede dei tempi tecnici perché bisogna fare, oltre agli esami strumentali, così, bisogna fare l'indirizzo è scritto come un ormografo. Sì, sembrerebbe un ormografo, apparentemente un ormografo. L'indirizzo? Sì. Sì, non ricordo il libro, se sono tutte e tre dello stesso, mi sembra Firenze, però ecco, posso essere più preciso dopo. Perché ripeto, abbiamo canalizzato l'attenzione sull'esame biologico. E adesso deve stare per alcuni giorni questi lembi, bisogna farli stare in una certa soluzione, e quindi poi bisogna fare un esame istologico per stabilire appunto. Scusi, in ciascuna delle buste c'era un... Sì, piccolissimi, piccolissimi frammenti. Piccoli, ma un saccobollo, tipo un canto, sì, sì. Un centimetro quadrato, un centimetro quadrato direi, tipo spellatura da bronzatura, vero? Bravissimo, sì, per darvi un'idea è tipo spellatura da bronzatura, quando uno si sbuccia a pelo di patata, insomma, per rendervi un'idea, insomma, ecco. Quando sono possibile dire giorni fa, ma ancora non ricordo. Due mi sono state consegnate congiuntamente, una mi è stata consegnata successivamente. Insieme è possibile dire come? Spiegazioni dentro? No, nulla. Solo questi pezzettini. Erano avvolti in questi fogli, sì. Così ripiegati. Sì, un foglio ripiegato così, poi ripiegato ancora così, ripiegato. Uguale, no? Ripiegato. Senza neanche una parola. Senza neanche una parola. Uguali, tutti uguali. Tutti uguali? Impossibile dire ovviamente a quale epoca potevano. Ma ora tutto un prosieguo di accertamenti di natura istologica, biologica, che appunto cercheremo di approfondire. Cioè, a conclusione dell'indagine saremo in grado di dire innanzitutto se si tratta di tessuto da mammifero, se umano, animale, e all'epoca del... Però appunto occorrono purtroppo dei tempi tecnici, insomma, gli esami di laboratorio sono... No, li stiamo svolgendo qui a Firenze. Più o meno per quanto sapere. Poi mi auguro in settimana nuova di essere già pronto.